Oltre a 3 milioni di voti ricontati nello stato del Wisconsin, e il risultato non fa che galvanizzare Donald Trump. La sua vittoria è stata non solo confermata, ma rivista leggermente al rialzo. La richiesta era arrivata dalla candidata dei Verdi, Jill Stein, che, in base alla legge, ha sostenuto le spese legali dell'operazione. Il presidente eletto risulta avere incassato poco più di un centinaio di preferenze in più rispetto ai primi dati resi pubblici. Alcuni dei voti di Jill Stein non sono stati contati per errore durante lo spoglio, e il fatto che si sia ripetuta la conta ci assicura, come commissione, un quadro completo del sistema per identificare i punti deboli, ha spiegato in conferenza stampa il responsabile della commissione elettorale del Wisconsin. Intanto Trump procede nelle consultazioni per terminare la composizione della nuova amministrazione. L'ex amministratrice delegata di HP, Carly Florina, nonché avversaria di Trump nelle primarie, potrebbe diventare direttrice della National Intelligence. È presa invece la decisione sulla nomina del segretario di Stato. Sarà il numero uno di ExxonMobil, Rex W. Tillerson, ad assumere l'incarico. Noto per gli stretti rapporti con Putin, Tillerson è olio sul fuoco nel momento in cui i collegi elettorali, che dovranno formalizzare le elezioni di Trump, hanno indirizzato una lettera aperta all'intelligence per avere più elementi sui rapporti tra Donald Trump e Vladimir Putin.